progetto di coinvolgimento ambientale dello spazio, tale per cui non ha più senso parlare di opera, bensì di una sinergia tra la storia del luogo, della Sala dei Giganti, e un intervento installativo di un artista contemporaneo. Quindi non è una mostra, non la definirei semplicemente un'opera, ma una sinergia tra passato e presente, la modernità di Giulio Romano e la contemporaneità della tecnologia di oggi. Lega all'artista che a Mantova è in qualche maniera di casa, un artista veneziano ma che espone in tutto il mondo, e che noi cercheremo, al di fuori evidentemente del progetto di Terra di Mezzo, di collegare una serie di mostre, di un progetto di mostre di un anno a Palazzo Te, in altre sale di Palazzo Te, al di fuori del progetto Terra di Mezzo, con artisti come Bill Viola, o Candida Hofer, Giuseppe Penone, che tutti faranno, hanno fatto, hanno ideato, metteremo in relazione le loro opere con la specificità storica di quello spazio, di quegli affreschi e di quelle architetture. Il progetto Terre di Mezzo, miti edilizie della zona, che riguarda sostanzialmente la sinistra Mincio, quindi da Mantova verso il confine veronese, ha come capofila anzitutto l'ecomuseo della risaia dei fiumi del paesaggio rurale mantovano, e collaborando con il centro culturale di Palazzo Te, col comune di Mantova e i comuni della sinistra Mincio, che non sto qui ad elencare, intende valorizzare quello che è il patrimonio legato al paesaggio, alla tradizione, alla cultura di questa zona della città. Ovviamente partendo dalle eccellenze di Mantova, dal Palazzo Te ai Gonzaga, ma passando attraverso anche tutto ciò che non è particolarmente conosciuto di questa zona, quindi oltre al riso, al paesaggio agricolo, anche i personaggi di questo territorio. Il progetto si concretizza in varie azioni che sono finanziate e sostenute dalla Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia. Queste azioni comprendono innanzitutto dei percorsi cicloturistici che collegheranno Mantova a San Giorgio, Bigarello e quindi a Casteldario e Villimpente, valorizzando quindi le risorse legate al Parco del Mincio, i laghi e il sistema attorno alla città, fino alla foresta della Carpaneta, i castelli di Casteldario e il castello di Villimpente. Poi prevede anche tutta una serie di attività immateriali per valorizzare appunto la cultura del territorio, quindi la riscoperta di alcuni personaggi. Ricordiamoci che siamo nella terra di Tazio Nuvolari, che ha a che fare sia con Mantova ma anche con Casteldario, dove Tazio Nuvolari è nato. Siamo nella terra di Learco Guerra, l'ecomuseo comprende anche i territori che fanno parte del comune di Bagnolo San Vito,